Nuvole fatte pietra o memori pietre fatte nuvole. Oppure solo cinque ritornanti ombre di spiriti stranieri che ebbero cari questi luoghi. È Roma, meta, fonte di passioni, di sogni, di perizia. E le più nobili e le più giovani patrie vi mantengono ciascuna la propria accademia. Sedi ove inviati dai loro governi si succedono vincitori di concorsi e cultori di belle arti e di storia ad alimentare e a tramandare una fiamma. Fiamma inestinguibile in quelle ombre di spiriti insigni del loro passato che in Roma trovarono il fuoco dell'ispirazione. È facile immaginare che ora s'aggiri animando il paesaggio il francese che i luoghi romani conobbe meglio di chiunque. Nulla di Roma era ignoto a Stendhal. Nell'intreccio di ceti e di usi vi decifrava a prima vista l'indole di una persona. Vi conosceva ogni fregio, ogni borracina. Scrutava il passato per scoprire come si sarebbe parlato domani. Quale ombra potrebbe suggerire più fuoco della sua ai giovani della sua nazione, musici o pittori, che nell'ambiente stupendo s'addestrano ai segreti di un lavoro che più è aspro e si dà regola, più mira allo spontaneo e al libero. Recati a Roma, che è la sepoltura, o non di lui, ma della nostra gioia. È il nulla che ere, imperi depongono nel fondo della rovina che fu loro impresa. Non è la voce, prima che anch'essa si spegnesse, di Shelley, commemorante Keats? Le loro ceneri sono ora vicine, frammischiate alla terra di Roma. Da terra amica è il pegno maggiore che potesse ricevere un'altra terra. Quali ombre tutelari, nella drammatica rincorsa delle grazie, potrebbero essere più incitanti e illuminanti? L'Accademia di Svezia prosegue anch'essa illustri tradizioni. Le prosegue con un'alacrità, un fervore e un ordine esemplari che la bella cornice rende attraenti. In una Roma le cui forme, pervase ormai dagli influssi tropicali d'oltreoceano, già erano barocche, dalla Stoccolma boreale giungeva una regina, Cristina. Vestita di velluti tenebrosi e di sanguigne sete e tutta nastri, abbandonato il trono perché al rumore delle armi anteponeva il conversare dei poeti, eccola fatalmente leggiadra, spronare alle opere gli spiriti bizzarri, istituire un'accademia, fondare l'Arcadia.
Villa Massimo. Vi si raccoglievano i giovani studiosi di Germania. Vi ritrovino un giorno lo spirito che era umanissimo nel cuore di Goethe. Quel giorno il lamento del poeta cesserà. Genio, perché non ti commuovi più? Sì, tutto ciò che chiudono le sacre tue mura possiede un'anima perenne Roma. Solo per me tutto è silenzio. Il gianicolo con i monumenti che racchiude nella verde quiete, con il panorama che intorno a sé in distesa sorge agli occhi incantandoli, è un luogo legato a Garibaldi, alla libertà e a somma fede al Tasso. È un luogo propizio all'ispirazione. Dagli Stati Uniti, Edgar Poe non viaggiò mai sino a Roma, se non con l'intelligenza e con la fantasia. Ma verso l'antica città si volse con tanto slancio che ne rinverdì gli allori. O Colosseo dell'antica Roma simbolo, o reliquario ricco di contemplazione sublime, lasciato al tempo da caduti secoli di fasto e di potenza. O finalmente, dopo tanti giorni d'un faticoso errare, di arsura, di sete, sete per le sorgenti di conoscenza che racchiudi in te, mi inginocchio, mutato ed umile uomo, fra le tue ombre. E così bevo dentro la vera anima mia la tua magnificenza, la tua malinconia e la tua gloria.